Ciao a tutti, qui è Leo dello staff di GameStar News e oggi vi proponiamo un video di un titolo per computer questa volta che è stato rilasciato da Capcom nella giornata di ieri ed è Mega Man Cross Street Fighter. Il titolo è un piccolo tributo alle due serie per il 25esimo anniversario delle serie. E come potete vedere noi usiamo il pro de Mega Man e questo è il livello di Chun-Li. Vi anticipo già che alla fine non riuscirò a superarlo, così siete tranquilli. Io ho sempre adorato Mega Man, ma ho sempre fatto cagare a Mega Man e quindi sono triste, come potete vedere benissimo a questo gameplay, ma l'ho fatto abbastanza velocemente giusto per vedere com'era questo divertente titolo che potete trovare sul sito della Capcom. Il gioco permette 9 stage e no, che cazzo dico, scusate, 8 stage e ognuno è dedicato a un personaggio diverso di Street Fighter. Questo è quello di Chun-Li, poi c'è Blanca, Dalsim, Ryu, Sea Viper e gli altri non mi ricordo, ma li avete visti all'inizio del video. So che sto facendo tutto molto, molto velocemente, spero apprezziate comunque lo sforzo e potrei applicarmi a provare a fare anche gli altri livelli e se riesco a superarli caricarli se li volete vedere, però io vi consiglio comunque di andarlo a scaricare perché è un tributo veramente, veramente carino. Il gioco propone le meccaniche di Mega Man, direi che si vede benissimo, però qui ci sono 8 nuovi power-up presi proprio dai personaggi di Street Fighter. Ogni volta che batterete un personaggio prenderete il suo colpo speciale, diciamo. E che altro dire? Ho provato anche a fare il livello di Blanca, ma anche lì ho perso brutalmente, quindi adesso magari lo rifaccio e lo faccio vincendo, o almeno ci provo, perché come ogni titolo di Mega Man è veramente veramente difficile. E poi giocarlo su PC con la tastiera è abbastanza un handicap. Non mi dispiacerebbe se lo mettessero però su Play scaricabile o su Xbox Live, però come sapete noi siamo di parte, quindi preferirei su PSN, anche perché è comunque un titolo più da PSN. E che altro dire? Non so neanche io. Niente, state vedendo la mia pessima partita. Lasciate nei commenti quanto gioco male. Adesso intanto arriviamo a Chun-Li, boss fight. Ecco qua. Come potete vedere Chun-Li ha la barra della vita, che è quella azzurra, e di fianco ha la barra della ultra, perché che adesso mi sparerà. Aia, fa un gran male, è veramente difficile, è veramente veramente peso. So che non sembra, magari vedendo giocare pensate che io sia scarso, io lo sono, però è veramente difficile. Potevo subire la ultra solo per vedere com'era. Ecco, morto, secco. Comunque qualche tentativo l'ho fatto, ci ho provato a vincere, ma è veramente veramente peso come scontro. Adesso magari facciamo fare a Tia, che magari è più bravo, o a Bindle, dobbiamo decidere. Ormai siamo alla fine del video, quindi questo è proprio fatto velocemente giusto per farvi vedere com'è il titolo. Poi ovviamente sempre se apprezzate, se mi sopportate mentre parlo e sparo cavolate mentre vi faccio vedere un mio bruttissimo gameplay, ne posso fare anche altri, posso applicarmi e provare a fare gli altri livelli, tranne quello di Ryu che non riesco a superare i primi 4 nemici e adesso mi metterò a fare anche quello. Ho tanti giochi da fare, però questo con calma, molta calma, voglio provare a farlo perché è veramente divertente. Poi io sono di parte, sono sempre stato un fan della Capcom, quindi mi sono sempre divertito. Ma che continuo a morire.
sono lì che mi sfotte. E vabbè, detto questo, vabbè, mettete mi piace al primo canale. Cioè, scusate. Allora, intanto se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, commentate, insomma, insultatemi perché gioco male, vedete voi. Datemi dei consigli, magari ne sapete più di me. E andate sul nostro secondo canale, in cui al momento stiamo finendo il World Truth di Skylander Giant e abbiamo iniziato quello di New Super Mario Bros. U. E iscrivetevi, sempre se vi stiamo simpatici. E visitate il nostro shop e il nostro sito di news. Detto questo, io vi saluto perché sono brutalmente morto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!